Siamo con Massimo Minasi, direttore di gara della prima edizione del mini slalom di Luzzi, diciamo un esordio più che promettente, 66 piloti, niente male, una refurtiva, chiamiamola così, niente male, però una competizione che è entrata in calendario ma si promette di restarci anche per le prossime edizioni stabilmente. Sì, sicuramente un mini slalom di Luzzi che promette tanto. I piloti sono soddisfatti e noi come organizzatori, quando loro sono soddisfatti, noi siamo più che soddisfatti. Era dalle anticipazioni che avevamo avuto, dalle voci che erano circolate, eravamo certi del successo finale, però io con un po' di scaramanzia non ho voluto mai svelare le carte. È stato profuso un grosso sforzo sia dall'ASA Castrovillari sia dall'amministrazione comunale. Ci tengo a precisare che il mini slalom di Luzzi è la seconda gara del memorial dedicato a Vittorio Minasi, mio padre, che come ben sai è venuto a mancare nel 2016 ed era giusto che si portasse avanti il nome suo. Quindi avrò altre gare dedicate sempre a questo memorial intitolato a lui Abbiamo già qualche data? Sì, proseguiamo adesso con lo slalom di Acri, che sarà il 19 di agosto, e il 23 settembre San Giorgio Albanese, mentre c'è una regolarità autostorica del 10 giugno che è organizzata dalla Scuderia SPAC di Castrovillari in collaborazione con l'ASA Castrovillari. Inoltre a febbraio è stata già disputata la prima prova del Memorial, era la Coppa delle Nevi che si è svolta in Basilicata, sempre regolarità autostorica. È un mix di cose tra autostoriche e slalom. Quindi diciamo che è una questione, è un Memorial che vuole essere un mini campionato, anche perché ACI Sport quest'anno, come tu ben sai, sta sponsorizzando le manifestazioni anche dell'ACI Storico, cosa che interessa molto Sticchi Damiani in quanto presidente dell'ACI Sport Italia e anche dell'Automobile Club Italia, sponsorizza molto questo tipo di Ti manifestazioni. sei affiancato una figura che insomma conoscerà sicuramente ribalta nel prossimo futuro, che è quella di Fiore Perri, insomma accanto a te come vice direttore, come direttore aggiunto, insomma ti sei affiancato di questa figura giovane, insomma che comunque avrà un percorso sicuramente importante nel futuro prossimo. Sì, questa è stata una mia forte volontà, riprendere quelli che erano i rapporti e le sinergie con anche gli altri organizzatori privati che sono in provincia di Cosenza, ma soprattutto coinvolgere tutte le scuderie della Calabria. Come hai ben potuto vedere, dall'elenco iscritti erano presenti tutte le scuderie calabresi, e quando dico tutte, da Catanzaro, Reggio Calabria, ovviamente Cosenza. Questo per me è motivo di orgoglio, di vanto, ma soprattutto di queste sinergie che vanno avanti, vanno portate avanti e sono queste, quelle che, queste sinergie che portano avanti lo sport, quello puro. Ci pare di capire che insomma Luzzi, dopo essersi guadagnata la ribalta per la cronoscalata, adesso inserita nel calendario CVM, voglia diventare anche una tappa importante per quantità e qualità anche come slalom. Insomma, l'idea è di non riferire il nome di Luzzi soltanto ad una cronoscalata sicuramente molto importante, ma anche a quella di uno slalom che rivendica anche una porzione di strada mutuata proprio da questa bella cronoscalata. Sì, il mio intento era questo, portare lo slalom come diciamo un evento apripista poi dell'evento che sarà il CVM come tappa del campionato italiano, come sappiamo inserita a calendario ACI Sport il 7 di ottobre, Tappa conclusiva. tappa conclusiva con coefficiente massimo. Quindi Quindi con la possibilità di vedere anche dei duelli e dei verdetti da, voglio dire, andare il a poi. campionato è da assegnare probabilmente ai
e si arriverà fino all'ultima gara. Sinergia che ha portato questo ancora di più, gli sforzi profusi da Asa Castrovillari a coinvolgere quello che è anche in parte la scuderia Cosenza Corse, che ricordiamo è l'organizzatore della Luzzi Sambucina, quindi dell'evento del CVM che chiuderà il campionato italiano. Fiore Perri sarà con me, questo è una novità che vi preannuncio dal microfono del tornante, affiancherà me in tutte le manifestazioni dove io sarò presente, chiaramente, e sarò come direttore di gara, lui sarà il mio aggiunto. Questa cosa è stata fortemente voluta da me e avallata dalla delegazione regionale. È giusto che un giovane che si affianca possa crescere. Sicuramente quel mio poco di esperienza, quel bagaglio che io ho raccolto in questi anni dopo 10 anni di direzione gara, sicuramente sono contento di trasferirlo anche a lui, e in affiancamento penso che si possano fare grandi cose. Oggi ne è stata la prova di questa cosa, perché la gara non era semplice, Luzzi è un percorso impegnativo, abbiamo fatto la ricognizione con una partenza leggermente ritardata per il pubblico che era da sistemare sul percorso. Siamo partiti alle 11, siamo usciti dal percorso alle 5, dobbiamo essere soddisfatti dopo 3 manche.